volevo sapere da Paragone chi sono le persone che resistono, diciamo, al vaccino dal tuo punto di vista? Perdonami, la domanda è mal posta e ti spiego perché. Lo Stato garantisce un diritto alla vaccinazione, non un dovere alla Non un vaccinazione. dovere, certo, non un obbligo. Quindi, se lo Stato riconosce un diritto alla vaccinazione, vuol dire che chi vuole avvalersi di questo diritto, lo Stato deve metterlo nella condizione di potersene avvalere nella maniera più completa possibile. Ma siccome è uno spazio di libertà che lo Stato riconosce, chi non intendesse avvalersi di questo spazio di libertà è altrettanto un cittadino italiano in piena regola e Non c'è dovrebbe dubbio, ma non abitare a caso una ti chiedevo stessa. chi è che resiste No, ma ti perché non spiego, ti no, sarà perché sfuggito che dove, c'è una certa, se, diciamo, no, ma aspetta, volontà se, di no, no, ma al convincere, no? Attraverso il di Green là, Pass. ma è un errore, perché se colui che si avvale dello spazio di libertà riconosciuto dallo Stato, non è che per questo deve essere un cittadino di serie B. E il Green Pass lo deve ostacolare nel diritto al lavoro. Perché il diritto al lavoro è una sfida per la classe dirigente, intesa come rimozione di tutti gli ostacoli che ne impediscano la piena esecuzione. Io non posso andare a toccare e intaccare il mio potere salariale perché mi voglio avvalere di un qualcosa che esula dal mio campo. Il Green Pass esula dal mio campo. Se io arrivassi in ritardo, oppure io mi presento senza Green Pass, ma non per il mio volere, ma perché il tampone non sono riuscito a farlo, perché il turno comincia alle 7 del mattino e la farmacia è chiusa. Cioè ci sono delle ingiustizie palesi, ecco perché io sono assolutamente contrario. Io ripeto, guardate che chi non si vaccina è pienamente cittadino di questo paese. Perché è lo Stato che gli dice che se vuoi ti puoi vaccinare. Questo è il diritto alla vaccinazione. No, anche perché Quindi non è un cittadino di contemporaneamente, serie A2 o Gianluigi, c'è serie chi, come per esempio Vai, il direttore sanitario dello Spallanzani, suggerisce per esempio di allargare le maglie della vaccinazione obbligatoria ad altre categorie. Luca, quali precisamente? Ti Aiutami. leggo la citazione di Vaia. Ormai è chiaro che le varianti come la Delta, che sono ormai un nuovo virus, non esiste un numerino magico, una percentuale da raggiungere per la famosa immunità di gregge. Ne usciamo solo vaccinando coloro che hanno rifiutato l'iniezione. Però E quindi perdonami, suggerisce poi di estendere l'obbligo vaccinale ad altre categorie però oltre quelle che già l'obbligo, hanno l'obbligo. però perdonami, l'obbligo in tal senso viene inteso come eccezione alla regola. Sì, Cioè, certo. l'obbligo vaccinale per i sanitari è un'eccezione alla regola. Se tu aumenti la platea eccezionale, vuol dire che l'eccezione alla regola diventa una regola. Allora continuiamo a fare le cose all'italiana e in maniera furbetta. Quindi io voglio capire per quale motivo dobbiamo continuare a incistarci dentro una spaccatura sociale. Che prima o poi emerge, io ve lo dico, chi non vuole vaccinarsi per i motivi più disparati, ok? Perché la mattina si alza e si sente parlare di vaccino, vede gli orchi, lo Stato gli riconosce la possibilità di alzarsi la mattina e vedere gli orchi, va bene? Ok, detto così come gli riconosce la possibilità di fumarsi 3 pacchetti di sigarette al giorno, di sforarsi 2 bottiglie di whisky al giorno, e se tu non vai forte di quella ubriacatura, non prendi la macchina e vai a fare un incidente, ma sei fuori dalla casistica e non vale per analogia l'applicazione del contagio. Hai capito? Quindi ci sono tutta una serie di questioni che anche da un punto di vista del diritto rimangono sospese dentro una bolla e quindi io ravvedo una discriminazione fortissima.